Sì, in realtà letteralmente di Fontana mancava quasi tutto, non soltanto questo, però certamente anche qualunque accenno al tema della legalità, in particolare in questo settore così importante in cui girano così tanti soldi. La notizia degli arresti di questa mattina al Pina Galeazzi è grave, se ovviamente le accuse saranno confermate, ed è come ho detto, sarebbe un pessimo inizio di legislatura dopo quello che è successo nella precedente e in quella precedente ancora. L'impressione è che non siano mai stati messi in essere dei meccanismi di controllo davvero efficaci e comunque dal punto di vista politico abbiamo avuto la conferma quest'oggi che non si tratta di una priorità per questa maggioranza.